Perché Francesco? Perché ha scelto il nome di Francesco? È sempre stato così, basso profilo, vicino alla gente, nella pastorale, negli esercizi spirituali. Il Corriere della Sera di recente ha domandato al Cardinal Kasper, il cardinale tedesco, perché il Papa parla tanto dei poveri? Parla dei poveri perché è gesuita, non è ideologica. Kasper risponde, perché è gesuita, non è ideologia, è Vangelo, è il Vangelo di Gesù povero, umile, vicino alla gente. Perché si baja del jeep nella piazza San Pietro? Perché scende dalla Papa Mobile in piazza San Pietro? Perché ha visto una sedia a rotelle, un handicappato, e questo non è programmato, è lo Spirito di Dio. Cercano, vicino. Vicino, la tenerezza di Dio, sempre è stato così. Tenerezza, la tenerezza, no? Piemontese. Il Piemonte, questa è una capacità. E poi è piemontese, ha capacità di amministrazione del denaro. I soldi. Cercano al. Ma vicino a chi si droga, a chi vive nelle favelas. A Buenos Aires ha creato persino una vicaria. Una zona da governare con i parroci delle periferie. Nel 1958 entra qui, nel noviziato di Cordova. Io nel 60. Abbiamo sempre avuto anni di differenza. Lui è sempre 2 anni prima di me. È nato nel 1936. Entra nel noviziato a 22 anni, 2 anni qui a Cordova, poi in Cile, dove termina gli studi umanistici. Tre anni di filosofia, poi l'insegnamento a Santa Fe, nel 1964, dove trova a Borges, dove incontra Borges, all'Accademia di Letteratura. Jorge domanda a Borges, puoi scrivere l'introduzione della tesi a questo ragazzo? E Borges risponde, certamente, così che troviamo racconto originale di introduzione di Borges. Perché si chiama Vescovo di Roma? La collegialità. La collegialità, non la per la collegialità, non per la centralità, ma per la collegialità, come nella Conferenza Episcopale Latinoamericana, nella Conferenza Episcopale Africana. Non è Roma che sa quello che fanno gli africani, gli asiatici. Francesco decentralizzerà. La commissione di 5 cardinali che è stata scelta, uno per ogni continente, per l'Africa, per l'Asia, il cardinale di Boston, quello cileno, Madariaga, sono capi riconosciuti per consigliarlo, assisterlo. Perché? Perché è gesuita. Tutti i superiori hanno una consulta. La consulta non decide, aiuta a discernere. Quando Dio ha pensato a lui come Papa, che caratteristiche, a quali caratteristiche gesuitiche pensava per la Chiesa di oggi? Sant'Ignazio. Il primo. Per Sant'Ignazio, per la primo creazione. La creazione. Siamo creature. Noi siamo creature, principio e fondamento. L'uomo è creato. Dio crea l'uomo per amare, alabare, rendere grazie e servire. Servire. Questo è lo che ha detto di il potere e servizio. Per questo il Papa ha detto il potere è servizio. Il potere non è per dominare. Il potere non è per dominare, ma per servire. Secondo il uso, no?
utilizzazione delle cose. Secondo, quanto si devono utilizzare le cose? Con discrezione. Discrezione tanto quanto. Tanto quanto, non tutto o niente. Niente. Tanto quanto aiuta. Tanto quanto aiuta. Tanto quanto. Quello che è in più, che ostacola, si lascia. No, non dice San Ignazio. Sant'Ignazio non dice niente di straordinario. Il nemico dell'uomo non vuole che siamo felici. Lui è distruttore. Gesù è l'armonia, è l'integrazione, è la pace. Questo è odio, divisione, crispazione. Il nemico è odio, è divisione, è risentimento e rabbia. La bandiera di Gesù è la povertà, libertà dalle cose. Gloria è la gloria di Dio. Perché parla dei poveri? Perché parla dei poveri? Perché Francesco è gesuita. I poveri sono la bandiera di Gesù. Non è la bandiera di un partito, né un'ideologia. È il Vangelo, nient'altro.